Ciao a tutti! L'altro giorno, mentre preparavo le friselle alla birra, ho pensato: e se preparassimo anche i tarallini alla birra? E quindi tarallini alla birra, senza bollitura e con bollitura. Volete vedere come si fanno? Esce manen! Inserite in una ciotola la semola rimacinata e la farina tipo 0 o 00, il sale, lo zucchero e l'olio extravergine di oliva. Impastate bene il tutto frizionando la farina e l'olio in modo che la farina assorba tutto l'olio. Dovrà diventare così. A questo punto iniziate ad impastare aggiungendo la birra poca alla volta. Così, dovrete ottenere un impasto abbastanza grezzo. A questo punto vi trasferite sul piano di lavoro e lavorate l'impasto a lungo, fino a quando non risulta sodo, liscio ed omogeneo. Potete fare questa operazione nella planetaria. Ottenuto l'impasto liscio e omogeneo, lo trasferite nella ciotola e lasciate riposare per 20-30 minuti. Il riposo è importantissimo, quindi dopo il riposo prelevate parte dell'impasto e iniziate a formare i tarallini, che potrete formare sia a forma di anello o a forma di goccia. Ora io questi a forma di anello li andrò a cuocere direttamente in forno e quindi prelevate parte dell'impasto, realizzate un cordoncino e date la forma di anello, così, e trasferite direttamente su una teglia ricoperta di carta forno. Questi, abbiamo detto, andranno a cuocere direttamente in forno, senza bollitura. Ecco, così. Cercate di realizzare dei taralli che siano tutti della stessa dimensione e dello stesso spessore, in modo da ottenere una cottura uniforme. Quindi, posizionati tutti i tarallini sulla teglia ricoperta di carta forno, andiamo a cuocere a 170 gradi statico ventilato per circa 30 minuti. Nel frattempo prepariamo i tarallini a forma di goccia che andremo a bollire e quindi preleviamo sempre un pezzettino di impasto e formiamo le gocce, così. Ecco. Trasferite su un tagliere o su una spianatoia, così, e quindi procediamo alla bollitura. Nel frattempo avremo messo l'acqua in pentola, che dovrà essere così. Da me si dice spengle spengle, nel senso che l'acqua sembra che formi tante teste di spillo, e quindi spengle spengle. L'acqua non deve assolutamente bollire. Caliamo i taralli pochi alla volta e aspettiamo con pazienza che risalgano in superficie. Così. Ci vorrà qualche secondo. Li alziamo e li trasferiamo in un colapasta. Alziamo tutti i tarallini e trasferiamo nel colapasta. Così. A questo punto andiamo a sistemare tutti i tarallini su una teglia ricoperta di carta forno. Adesso a voi la scelta. Se volete, potete far asciugare i tarallini per almeno 5-6 ore per tutta la notte, oppure cuocere direttamente in forno a 170 gradi per 20-30 minuti. I tempi di cottura dipenderanno dallo spessore e dalla grandezza dei tarallini. Questi sono i tarallini che abbiamo infornato prima senza bollitura. Belli. Questi i tarallini bolliti a forma di goccia. Ora, questi sono i tarallini senza bollitura, perfettamente cotti e fragranti. Questi quelli bolliti, più croccanti ma altrettanto friabili. E tu, quali preferisci? Dimmelo nei commenti. Ciao!